Le opposizioni, e la Schlein ormai cavalca questa vicenda in modo secondo me anche esagerato e sbagliato, e quindi non è più il problema di come, poveracci, come sono morti questi 60 persone, come ci sono arrivati, perché erano lì. No, il problema ora è che Piantedosi si deve dimettere perché si era permesso di dire alcune cose. Allora io credo che bisogna anche mettersi nei panni delle persone che devono affrontare certe situazioni. Allora, io credo che bisogna essere attrezzati, bisogna sapere cosa si va a fare in un certo momento. Se chiamassero me per dire vai a salvare quelli, ma come li devo salvare? Se chiamano un giovane finanziere che è sulla motovedetta ma che non sa fare salvataggio di 60 persone in un mare forza 7, ma come deve fare? Ma come deve fare? Io invece andrei a cercare di capire perché si è arrivati a questo. Ora le voci di corridoio dicono che effettivamente non poteva essere questo il barcone su cui sono partite 200 e passa persone. Dalla Turchia, 200 persone sulla barca grande quanto sta stanza. Ma com'è pensabile una cosa del genere con un mare che comunque ormai tutti sanno leggere una previsione, tutti sanno di che cosa si tratta, cosa si va incontro, e c'erano 200 persone che hanno deciso di pagare per essere, diciamo, al 50% morti, e io non posso crederci che sia così, anche perché quando poi vediamo tutte queste persone che sbarcano, non è che noi troviamo i profughi, quelli, i vecchi che fuggono dai bombardamenti, no, troviamo tutti giovani, donne e uomini che sono in perfette condizioni fisiche, che naturalmente aspirano ad un futuro migliore, e nessuno li può criticare, che non fuggono da nessuna guerra, se non magari da alcuni paesi un po', diciamo, particolari dal punto di vista della libertà, ma non sono i profughi da Bakhmut, là come si chiama, da città bombardate. Quindi tutta questa vicenda bisogna rimetterla nella giusta realtà e levare il problema politico. Dice la Schleiner, la Schlein, dobbiamo ripermettere alle ONG di andare a fare salvataggi. Allora, se tutto questo è la finalità, cioè, si fa anche un discorso del genere? Cioè, si può approfittare dei morti per permettere, fare pressioni per permettere all'ONG, che comunque, attenzione, fanno parte del problema, perché se non ci fossero e accadono queste cose, è chiaro che c'è un deterrente per poter, perché se no, mi pare tutto facile, è chiaro, paghi 2.000-3.000 euro, sali sulla barca, arriva l'ONG, ti fa fare 3 giorni in giro per il Mediterraneo e poi ti sbarca in un posto simpatico con la copertina dorata, poi ti viene sistemato. È una cosa possibile? Io credo di no. Allora, su questo il dibattito sarà ancora aperto, quindi vedremo dove va a finire e dove porterà. Il governo ha detto no, assolutamente non si dimette nessuno, anzi continueremo sul nostro tragitto. Le opposizioni la pensano in un altro modo. Andiamo a fare un altro discorso, che è un discorso molto serio. In assemblea regionale si discute da circa 4-5 ore su questo problema dell'autonomia differenziata. Allora, è chiaro che ci sono punti di vista particolarmente variegati. Le opposizioni, prendete per esempio uno come Cateno De Luca. Cateno De Luca ha fatto un intervento di un'ora, gettando voci a più non posso. E dice il governo nazionale voleva un servo dello Stato e lo ha individuato il Renato Schifani.
Ora, che Renato Schifani sia un po' ecumenico da questo punto di vista, che sia uno che cerca la pace, è stato presidente del Senato, c'è cioè un personaggio disponibile a sentire e a fare, che poi Renato Schifani sia uno catapultato e che quindi gli hanno detto fai il presidente della regione, ma attenzione, non sei tu a fare il presidente, o meglio, cambio le parole, no? Non sei tu il leader che trascini una coalizione, siamo noi che ti abbiamo preso e ti abbiamo invelato qua a fare il presidente. È chiaro che devi rispettare alcune regole, mi pare più che normale, e Cateno queste cose le deve capire, non è come ha fatto a Messina, si è messo lui a trainare tutto e ce l'ha fatta. Qua è diverso, è come il suo sindaco, il sindaco Basile, come si chiama? Basile, che ora naturalmente è messo lì, ma deve avere un rapporto con Cateno De Luca, che come dice sempre abbiamo fatto eleggere il sindaco. No? Allora queste cose non mi scandalizzano, però il problema è capire effettivamente quali sono le cose che a noi interessano o non ci interessano. La autonomia differenziata abbiamo visto che non piace a molti, anzi non piace quasi a nessuno, perché c'è il rischio in alcuni settori che sono poi strategici, particolarmente importanti, come per esempio la sanità, no? Abbiamo capito che porca miseria c'è il rischio che a noi ci lasciano a bocca asciutta. E noi abbiamo già visto, cioè, ho fatto un articolo oggi su Rete Iblea, no oggi, ieri mi pare, su Rete Iblea, sul discorso della sanità. Ricordate quando è morto qualche giorno fa un agricoltore che è andato a finire al PTA di Rosolini o di Pachino, non mi ricordo, e non c'era un medico. Dice, porca miseria, manco un medico. Dice, sai, oggi è capitato. Quindi questo infortunato è arrivato al PTA, non c'era un medico, a morse. Ora, si può concepire una cosa del genere, che non c'è neanche un medico? Io capisco che c'è la carenza, ma ci vuole un medico nell'emergenza, quando capisce che quello sta morendo, che fa qualche cosa. Non è stato possibile. Ah, ma qual è la strategia? La strategia, chiaramente, dicono al nord, di dare una sanità migliore a chi paga di più. Questo noi non lo possiamo permettere. Poi c'è il problema della insularità. E su questo dobbiamo anche dire che è incontrovertibile, non possono negare che noi siamo un'isola e abbiamo particolari disagi. Oggi c'è stato l'intervento, fra tanti, poi se parleremo anche dell'eolico, c'è stato l'intervento dell'onorevole, dell'assessore Falcone, anche lui ha parlato un bel po', e ha fatto un discorso sulla insularità. E dice, con questa autonomia differenziata potremo alzare la voce e chiedere che venga dato alla Sicilia, proprio per la sua condizione di insularità e quindi di inferiorità dal punto di vista economico, perché a noi costa di più, potremmo chiedere di più. Ora io ho registrato 2 minuti e mezzo, 3 minuti per fare capire come vede il governo regionale la situazione. De Luca invece dice un servo sciocco della maggioranza, perché naturalmente Schifani ha delle indicazioni dall'alto e cerca di mantenere queste indicazioni. Allora, sentiamo qui, lo vedete, Marco Falcone al tavolo, cioè dove parlano il governo, al tavolo del governo, che spiega questa questione dell'insularità. Sentiamo. Il disagio ha consentito e ha previsto all'articolo 1,808 sino al 213 che ci sia una commissione per contrastare il disagio nascente dalla insularità. E il governo regionale che ci ha preceduto ha voluto stabilire, dietro un'analisi lunga, anche complessa, articolata, quali sono i costi della insularità. Bene, questo cosa significa? Significa che oggi finalmente lo Stato non soltanto ha riconosciuto il disagio dell'insularità, ma dall'altro lato da qui a breve costituirà la commissione
che sarà chiamata anche a riconoscere alcuni diritti a noi negati. Dall'altro lato, il DDL dice chiaramente che possiamo, che se da un lato riconosce una differenziazione per quelle regioni di diritto comune a statuto ordinario, dall'altro lato all'articolo 10 riconosce anche la possibilità come clausola di salvaguardia che possono essere riconosciute ulteriori funzioni all'interno della legislazione concorrente, ma anche di alcune norme di legislazione primaria, bene, anche alle regioni a statuto speciale, quindi anche alla Sicilia. E allora è là che noi ci dobbiamo giocare una grande partita. E la grande partita deve essere giocata non soltanto nelle chiacchiere che vengono fatte, magari in Parlamento, legittime, attenzione, ma in un confronto molto forte con lo Stato, a iniziare dal riconoscimento e dall'aumento dei decimi che vengono riconosciuti relativamente ad alcune imposte, l'IRPEF per prima, o l'IVA, imposta indiretta. I 7,1 decimi devono essere portati a 7,5, a 8 decimi. L'IVA, i 3,67 decimi, devono essere portati a 4, a 4,5, a 5, in maniera tale che si possa arrivare quasi all'attuazione compiuta del nostro statuto. È stato detto gli articoli 36, 37, 38 del nostro statuto. E allora, se da un lato lo statuto attribuisce alla Sicilia alcuni diritti, dall'altro lato lo Stato non li ha mai riconosciuti, bene, questa è l'occasione in cui il governo della regione si farà sentire a Roma. E guardate, si farà sentire a Roma e già lo ha fatto, perché ulteriormente abbiamo affrontato la questione della compartecipazione sanitaria. Cosa è stato fatto? 200 milioni di euro. Ford Mustang Mach-E All Electric. Dice l'assessore Falcone: dobbiamo andare a contrattare. Ed è per questo che Cateno De Luca si incavola. Dice: pensate, abbiamo assistito alla trattativa privata fra Schifani e Giorgetti. Dico questo? Che ha portato alla rinuncia da parte della Sicilia di ben 8 miliardi in cambio di soli 200 milioni di euro. Dice: meglio avere, dice Schifani, 200 milioni contanti che 8 miliardi chissà quando. Il riferimento alla famosa retrocessione delle accise che dal 2007, in base ad una legge che innalzò la compartecipazione da parte della regione alla spesa sanitaria, doveva portare a una compensazione che non c'è mai stata. Quindi queste cose probabilmente sono vere, quindi Cateno De Luca certamente dice le cose come stanno, ma poi tante volte non è facile puntare i piedi per ottenere qualcosa in più, forse è meglio qualcosa che niente. A proposito di forse è meglio qualcosa che niente, in aula è stato portato avanti il dibattito sull'eolico. E questa volta devo dire che è stata fatta una cosa molto intelligente. Vabbè, primo firmatario è stato Nello Di Pasquale, che questa vicenda l'ha presa a cuore dal primo momento. Che cosa dice? Allora, in Commissione Ambiente, l'assessorato all'energia è stato chiesto, su proposta di Pasquale, di realizzare una mappa dei progetti di impianti eolici offshore che riguardano l'isola, e bisognerà avviare un confronto con il governo nazionale sugli indennizi alle marinerie locali
e sulla dismissione di questi impianti a lungo termine. Quindi capite cosa sta chiedendo Nello Di Pasquale, che mi pare una cosa, cioè tutta, è passato questa idea. In pratica bisogna effettivamente rendersi conto di che progetti sono, bisogna rendersi conto di come verranno dismessi questi impianti e poi anche una serie di indennizzi per la marineria, perché come abbiamo visto, e questa è una cosa ormai assodata, se si fanno tutti questi impianti che sono quasi 200 e passa paleolici, è chiaro che bisognerà obbligatoriamente avere un piano per i pescatori. I pescatori dove vanno a pescare? Se ci leviamo, dici, ma loro possono andare più lontano, ma se ci leviamo dal Dirillo a Capo Mazzaro, certo un bel po' di roba mancherà, su questo non c'è dubbio. Allora, questa è una cosa interessante, perché la vicenda dell'eolico bisognerebbe affrontarlo davvero in un tavolo di esperti, di gente che ne capisce. Non so, ce l'abbiamo una foto di un eolico, tanto per fare capire che non sto parlando di Falcone, va? Perché il rischio qual è? Il rischio è che effettivamente passi sulle teste di noi siciliani, cioè nessuno saprà che cosa sta accadendo e di conseguenza ci faranno, come ti ricordi, manco lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, nessuno se ne è accorto e poi ci troviamo 250 pali davanti là. Quindi è giusto che tutte queste cose vengano fatte. Io credo che anche Legambiente, come ha scritto nel comunicato ieri, sia disponibile a fare un tavolo di concertazione serio e capire cosa si può fare con la... perché poi magari c'è anche il rischio che esageriamo, che c'è la voglia, si fanno 25 progetti di cui uno sull'altro qualcuno non può andare. Bene, questa è una cosa importante. Allora, domani è l'8 marzo, ci sono numerose iniziative. Poi quello che è accaduto l'altro ieri a Giarratana chiaramente fa crescere questa preoccupazione, anche se il caso di Giarratana purtroppo è un caso che non si può spiegare, non è un problema di violenza sulle donne in famiglia o qualche cosa. Quello di Giarratana, come avete sentito anche dal sindaco, sembra addirittura proprio un colpo di follia, ma poteva ammazzare chiunque, c'è avuto quell'attimo di depressione, quindi, però la gente è rimasta molto scossa. Allora domani è l'8 marzo e naturalmente c'è tutta una serie di iniziative, vedete questo per esempio, Piazza Igea, sciopero generale contro la violenza maschile sulle donne, e quindi questa è una delle iniziative, ma c'è anche quella che da sempre si svolge con l'ausilio della Polizia di Stato che, come ha fatto anche l'anno scorso, ha organizzato un camper, ma di questo ora ne parleremo. Qual è l'iniziativa di oggi? Mi sembra un'iniziativa interessante, per cui vi farò vedere, vi faccio vedere un servizio molto diciamo, che fa capire che viene anche affrontato questo argomento dai più giovani e riescono a fare delle cose molto interessanti. Allora, il questore con un accordo con l'istituto, ha praticamente organizzato una mostra temporanea, un qualche giorno, di lavori fatti dai ragazzi sulla violenza di genere. Quindi i ragazzi hanno fatto dei lavori molto interessanti, hanno fatto tutto loro, fotografie, hanno fatto dei poster contro la violenza di genere. Devo dire che la cosa mi è sembrata molto interessante. Noi abbiamo fatto questo servizio, vediamo le interviste con il questore, con il dirigente della scuola, uno dei dirigenti, e poi anche con i ragazzi. Sentiamo. E il liceo Ferraris con noi ha sempre collaborato in tema di violenza di genere, di contrasto proprio al fenomeno della violenza di genere,
e la loro proposta di esporre in questo periodo che ricorre l'8 marzo delle opere realizzate dai ragazzi dell'artistico che riguardano proprio dei messaggi che vogliono lanciare per contrastare il fenomeno del femminicidio e per comunicare alle altre donne che è bene parlare, è bene denunciare, e quale migliore posto, quale oscura per esporre queste opere e lanciare questa richiesta, diciamo, di aiuto e questa voglia di riscatto, se non la questura. Ecco, e quindi noi stiamo esponendo da oggi fino al giorno 12 queste opere dei ragazzi del Ferraris, dell'artistico, e anche questo per noi è lavoro di prevenzione, perché la questura, la Polizia di Stato, che da anni ormai lotta contro il femminicidio, non deve solo intervenire quando è ormai troppo tardi, ma anzi deve prevenire questo fenomeno. E anche la cultura della legalità, del rispetto di genere, penso che sia importante veicolarla anche attraverso le nostre divise. Certamente anche domani. Domani con il camper della campagna permanente Questo non è amore saremo al centro commerciale Ibleo, e lì cercheremo di incontrare quante più donne, quanta più gente anche di sesso maschile, perché comunque è un messaggio che deve essere trasversale, un messaggio di prevenzione, un messaggio di cultura del rispetto del genere. Sono Giusy Pagliarello, insegnante di storia dell'arte al liceo artistico Ferraris di Ragusa. Questa iniziativa nasce dal nostro lavoro, dai nostri progetti nell'ambito dell'educazione civica, dell'insegnamento di educazione civica che svolgiamo durante l'anno in maniera collegiale, tutti gli insegnanti dei vari corsi. Uno dei temi su cui noi poniamo sempre l'attenzione è proprio quello dei diritti delle donne, del femminicidio e delle violenze di genere, e quindi abbiamo fatto un lavoro di analisi, i ragazzi hanno incontrato diverse figure, diversi esponenti delle varie associazioni che hanno illustrato il problema. Abbiamo visto documentari, film, abbiamo fatto dibattiti. E poi alla fine loro hanno sintetizzato con le tecniche che sono loro proprie, cioè quelle della grafica. Hanno progettato una campagna di sensibilizzazione sul tema appunto della violenza di genere. Abbiamo colto l'occasione per proporre alla questura se volessero esporre questi tabelloni e queste locandine, e sono stati subito favorevoli, e quindi è nata questa collaborazione. A scuola ci hanno dato il compito di progettare dei manifesti con il tema dei diritti sulle donne. Allora ognuno di noi ha progettato questo manifesto, dove ognuno di noi si è fotografato. E c'è chi ha usato anche altri modelli e poi ha scelto uno slogan. E questo slogan c'entra con il manifesto. Io ho fatto la foto con una donna incatenata e con un nastro rosso e con una scritta e, il labirinto nato nel dolore ha una via d'uscita. Questo rappresenta, diciamo, l'aspetto psicologico che nel quale la donna si trova, quindi violentata, questo aspetto così, che metaforicamente si intende appunto il labirinto, però da questo labirinto la donna può uscire. Come può uscire da questo labirinto? Facendosi aiutare, quindi trovare il coraggio di parlare attraverso dei centri di antiviolenza. Dove appunto questa organizzazione aiuta le donne nell'aiutare tutti, compresi anche i figli. Io sono Alessandra Mezzasalma e con questo lavoro, praticamente con questo lavoro che vediamo, ho voluto rappresentare un altro tipo di violenza, che di solito quando si parla di violenza delle donne, secondo me non si deve solo parlare di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica, ma con violenza psicologica intendo quel tipo di violenza che c'è in certe relazioni, diciamo, tossiche, dove la donna diventa automaticamente l'oggetto dell'uomo.
con questo mio lavoro ho voluto rappresentare questo tipo di violenza con la scritta "Questo non è amore", che appunto diciamo per indicare appunto che questo non è amore e questo tipo di amore deve essere denunciato subito. Questa copertina parla della violenza sulle donne e poi dell'amore parla di una cosa incondizionata, una cosa molto bella. Sono Ale Ciallo, uno studente della quarta liceo artistico, del liceo artistico di Ragusa. Questo qua è il mio lavoro. L'idea mi è scaturita da un progetto, da un film che abbiamo visto con la professoressa Italiano, che aveva come tema appunto la donna nei paesi arabi. E da qua mi è scaturita l'idea di fare un progetto di educazione civica tutto a tema arabo. E infatti dalla scritta poi che mi è venuta, sotto abbiamo la traduzione, ho deciso di dare tutto questo tema alla foto. Si può vedere appunto, questo qua sono io che cerco di imporre la mia mano, imporre il mio controllo sulla mia compagna, questa qua è una mia compagna, Giulia Dierna, ossia per imporre il mio controllo. A livello tecnico invece ho portato a casa un velo rosso in modo da poter, un foulard rosso in modo da poter creare un contrasto abbastanza forte con lo sfondo nero. La luce è fatta con in un modo particolare, in modo che la luce facesse un particolare riflesso nell'occhio che sembrasse quasi lacrimante in questo modo. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta affilata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare, certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal consorzio di tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Eccoci amici, bentrovati. Questa sera con estremo piacere ho un ospite di San Cataldo. Andiamo a sentire i partner. Allora sindaco, si inaugura, si riapre questo luogo nel centro, nel cuore della città. Apriamo la pagina della cronaca di questa sera. Anche la settimana che è trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico. Avete visto dunque alcuni lavori fatti molto bene e devo dire che i ragazzi si sono impegnati, poi qualcuno l'ha anche saputo spiegare con molta attenzione. E il questore ha anche ricordato che domani mattina al centro Imbleo, al supermercato, ci sarà il camper della polizia per parlare della violenza, cioè per sensibilizzare appunto alla difesa delle donne contro la violenza sulle donne, con tutta una serie di attività. Cambiamo argomento e andiamo a parlare di politica e poi vi lascerò con un'intervista interessante. Parliamo di politica. Praticamente domani, mercoledì alle 10:30, ci sarà la presentazione ufficiale della lista di Peppe Cassì con le coalizioni che lo appoggeranno. Quindi finalmente abbiamo chiaro il quadro, perché se ne è parlato tanto, non sappiamo bene quanto, chi c'è, chi non c'è. A un certo punto spazza la voce che Guerrieri, che era stato tante volte citato,
aveva preferito, o comunque forse era stato convinto a spostarsi da un'altra parte, e invece pare che Guerrieri ci sarà pure. Quindi domani Peppe Cassì presenterà la sua squadra con tutti gli alleati, e quindi abbiamo il quarto candidato ufficiale, non che avessimo dubbio che Cassì non si presentava alle prossime elezioni, ci mancherebbe altro. Ma come avete visto è stata abbastanza sofferta la vicenda, perché a quello che sappiamo noi, poi naturalmente domani potremo essere smentiti o avremo una conferma, con Peppe Cassì ci sarà la cosa prossima. Quindi con Giorgio Massari, non sappiamo se Giorgio Massari sarà candidato in una lista di Ragusa prossima, ci sarà il sindaco con la sua lista, quella di Peppe Cassì sindaco, e a quanto pare ci sarà sicuramente quelli di Cateno De Luca, che hanno fatto una scelta, forse loro sono pro sindaco comunque, no? E quindi hanno fatto una scelta a favore del sindaco. E poi vorrei anche sapere se hanno ottenuto quello che chiedevano, perché era stato chiesto dallo giudice che se entrano in coalizione vogliono un ruolo, quindi già avrebbero dovuto assegnargli un ruolo. Non so se questa cosa è possibile. Quindi a questo punto il quadro si è ormai completamente delineato. Abbiamo Peppe Cassì sindaco, abbiamo Riccardo Schirinà, che riunisce l'area del centrosinistra, progressista, non so come la volete chiamare, poi abbiamo il candidato del Movimento 5 Stelle, che è Firrincelli, e infine il candidato della destra, del centrodestra, della destra, che è Pasquale Spadola. Allora, se non vengono fuori altre candidature, se non viene fuori qualcuno che decide di candidarsi al sindaco perché è una figura carismatica, potrebbe anche esserci, c'è uno che dice, siccome questo non ha bisogno di coalizione, come ha fatto Cateno De Luca, che è un personaggio tanto conosciuto, si candida lui e chiede alla gente di avere fiducia nel suo progetto. È il progetto di Cateno De Luca, quello che ha fatto lui, almeno siamo a questi quattro qui. Ora, io non voglio fare il benale in questo momento, ma informo anche i nostri telespettatori che noi ne abbiamo fatte tante campagne elettorali in 47 anni, pensate che il 16 di marzo la nostra gente compie 47 anni, quindi ne abbiamo fatte tante, e nessuno ci ha mai potuto dire che siamo faziosi o partigiani, però non c'è dubbio che siamo in campagna elettorale, come si spendono i soldi per fare i manifesti, per fare questo, per fare quello, è chiaro che un emittente ha bisogno di vivere, come soprattutto in questo caso, visto che noi per trasmettere dobbiamo pagare un mare di soldi alla RAI e con tutte le difficoltà che abbiamo. Quindi nel futuro non c'è dubbio che in questi 2-3 mesi ci sarà molta politica con interviste ed altro. Però saremo sempre molto equi, cioè noi non saremo partigiani, daremo spazio a chi in cambio darà degli spazi economici, e quindi tutti avranno la possibilità di parlare per la loro, diciamo, capacità. Allora, vi lascio con Gianni Papa, che fa una lunga intervista che parla di treno, facendo seguito all'incontro che c'è stato ieri proprio sulle ferrovie, poi ci sarà una breve pagina di cronaca e poi ci sarà una rubrica sull'high tech, visto che ormai siamo tutti molto tecnologicamente avanzati. Grazie, seguite i servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Questa sera abbiamo con noi Claudio Conti, che è il presidente del Circolo Legambiente di Ragusa, dimenticavo la parola, con il quale parleremo di treni anche alla luce del discorso avviato ieri sera con un'intervista a Pippo Guerrieri sul convegno di ieri sempre, relativo alla ventilata possibilità di un commissario porto
diramazione Vizziniscalo per riallacciarsi al Catania, che potrebbe, come posso dire, rompere un isolamento antico, atavico di Ragusa per quanto riguarda la sua città tradizionale sblocco che è Catania. Allora Claudio, il problema non è tanto questo, che è un problema validissimo, quanto in assoluto è il ricordo, perché si tratta di ricordo, che il treno è il mezzo meno inquinante in assoluto. Poi parliamo del Ragusa. Questo non c'è dubbio, nel senso che lo ritroviamo i documenti, compresi gli ultimi della Comunità Unione Europea, che dice che un quarto dell'inquinamento da CO2 è prodotto dal trasporto, e mentre trasporto vuol dire aereo, navi, aereo, nave, tutto, auto, camion e treno, e di questo 25% solo lo 0,4% è prodotto dalla ferrovia, soltanto per i treni diesel. Chiaramente gli altri non inquinano perché vanno elettricità. Sì, ma noi avremo oggi avremo, vedremo un filmato di un treno che addirittura riesce a ridurre questo 0,4. Sì, no, ora ne parliamo, sì, dove viene, sì, filmato, che okay, il famoso ultimo miglio, sì, eccetera. Ora, ma questa linea quindi avrebbe, per la quale tanto mi dicevi ci sono i soldi, che sì, è una cosa fondamentale, già stanziati, questa linea avrebbe un doppio significato sotto il profilo fondamentale di rispetto dell'ambiente, eccetera, e poi soprattutto anche di mobilità migliorata in modo enorme. Ma la questione della, come dire, del collegamento diretto viene fuori da documenti dell'Unione Europea, che dice, primo, tutti gli aeroporti devono essere collegati con ferrovia e anche gli aeroporti fra di loro. L'altra questione è che noi, per andare a Catania, che è un punto di riferimento fondamentale per la provincia di Ragusa, o giriamo da Siracusa nelle migliori condizioni col treno, sono 3 ore e mezza, oppure giriamo da Caltanissetta e sono 4 ore e 20, che è una cosa proponibile. Mentre invece con questa linea, con questa, anzi con la, diciamo, con la migliore delle ipotesi che avete formulato, con la migliore delle ipotesi che ho calcolato, da diramazione come settore, perché da questo tragitto poi c'è la diramazione per l'aeroporto, si arriverebbe a Catania aeroporto in 1 ora e 40, in 1 ora e 50 a Catania. Ovviamente per arrivare su Comiso da Ragusa ci mette altra ma anche su quello si potrebbe intervenire da Ragusa Comiso. Non è tanto questo. Allora, assodato questo discorso qua, ne deriva che sono state proposte alcuni tracciati, uno si riaggancia alla vecchia ferrovia di Ciccio Piegoro, quindi sì, facendo Giarratana Montrose, l'altro si avvicina di più all'attuale e costruendo superstrada, eccetera, eccetera. Ma il punto fondamentale è che voi avete calcolato o avete una vaga idea di cosa voglia dire di risparmio sotto il profilo di anidride carbonica? No, questo ancora no, perché dovremmo avere i flussi di traffico reali che ci sono sul mezzo gommato per Catania. Però minima è 1,3. Ma intanto c'è il fatto che c'è un rapporto 1:3, 1:4 per quanto riguarda le emissioni di CO2 fra treno e auto. Esatto. E addirittura 1:4 fra treno e camion. È chiaro che qui parliamo di passeggeri, non parliamo di trasporto merci. Sì, sì, non è chiaro. Non è... Comunque un rapporto 1:3. Purtroppo 1:4, il discorso del rapporto ci pare che in questa zona per ora sia... Trasporto merci è un discorso tutto particolare, perché trasporta... Andiamo avanti. Quindi dal punto di vista ambientale non c'è dubbio, tanto è vero che il documento dell'Unione Europea del 2011 dice che al 2050, ci stiamo parlando da qui a 25 anni, la maggior parte dei spostamenti e medie distanze deve avvenire in treno. D'altra parte, anche se con stop and go, cioè con rallentamento della circolazione, si va verso l'elettrico anche sull'auto, anche se per ora c'è stato questo stop, ma si riprenderà. La strada è quella. E ieri ho aperto facendo vedere le foto dei danni del tornado, diciamo tornado mediterraneo, del 9 e il 10 di febbraio. Questo purtroppo, mi duole dirlo, non è che l'avvisaglia, la situazione andrà a peggiorare, andrà a migliorare. Quindi bisogna comunque cercare, per quanto è possibile, perché alcune cose non le recuperiamo più, di ridurre le emissioni di CO2 e gas climatici.
e intervenire sul trasporto è una cosa fondamentale. Sul trasporto che è un quarto. Allora, se questa immagine riguarda proprio quel treno di cui parlavamo, lo possiamo fare venire avanti. Quindi le situazioni sono di carattere ambientale innanzitutto. Ecco, questo è il nuovo treno che circolerà. L'ultimo grido al riguardo. Sì, è il Blues. È il primo che è stato consegnato alla regione siciliana, dovrebbero arrivarne altri 22-23, mi pare. È un treno che va razionalissimo, che va a gasolio elettrico, quindi col pantografo, e a batteria. Quindi un treno. La batteria per il famoso ultimo miglio. Esattamente. Questo è un treno che non ha bisogno di cambiare quando si passa dalla linea non elettrificata a quella elettrificata. Quindi già là si guadagna un po' di tempo, non c'è bisogno di trasbordare. Il treno è l'ultimo modello. Tutti gli apparati possibili, sì, tutti i sistemi di trasporto biciclette, tutto dovrebbe qua. Avere il wifi. No, sicuro che ce l'ha. E poi da vedere anche, sì. Guarda lì. Per circolare da noi saranno qualcuno di questi, perché probabilmente questi andranno in parte sulla andranno sulla Palermo Catania, andranno però, sulla Messina Catania. No, questi qua mi dicevano che essendo trifuel hanno le linee non elettrificate, quindi è la nostra. Ad aggiungere a questo ci sono i minuetto, sono quelli che stanno circolando oggi, che non sono un tantino più datati, però sono dei buoni anche treni. Anche perché è brevissimo la fine del glorioso Littorine, no? Non dovremmo vedere andar via, purtroppo. Allora, Claudio, alla luce di tutto questo, in questo discorso ormai siamo arrivati come umanità, sì, certe volte potremmo sembrare esagerati, ma non c'è più un'alternativa al discorso di provare, anzi di ridurre obbligatoriamente le emissioni, perché se il pianeta è uno, noi ci dobbiamo vivere, quindi o ci ammazziamo con qualche guerra, se non ci ammazziamo e riusciamo ad evitare questo, dobbiamo cercare di vivere. Non, questo ormai è assodato, nel senso che il mondo scientifico, quasi al 99%, dice che i cambiamenti che stiamo vedendo sono di natura antropica e non naturali. Allora, bisogna cominciare a fare interventi di mitigazione da una parte e di prepararsi a quello che può succedere. Questo è un intervento di mitigazione, cioè spostando delle persone dalla strada al treno, noi riduciamo la quantità di energia carbonica. Anche perché le persone che ne spostiamo 10, ne spostiamo i numeri. Qua ce ne vanno. Sì, 200. No, ma i numeri in assoluto poi sarebbero enormi. Oltretutto darebbe la possibilità di un miglioramento della mobilità in generale. Assolutamente. Che avrebbe poi degli effetti a cascata positivi, innescherebbe un circolo vizioso. Sì, ma che poi comporterebbe avendo le stazioni di nuovo ripresenziate, si può usare mezzo a sua volta elettrico, la bicicletta per andare o infatti, a piedi, l'intermodalità. L'intermodalità, assolutamente. E la cosa che volevamo fare ieri sera era intanto su questo sfatare i luoghi comuni. Per esempio, per arrivare a Siracusa ci vogliono 6 ore, non è. Per arrivare a Trapani 13 non no, esiste una linea. No, è Siracusa, 100 km, 6 ore, no. Visto che gira da Caltanissetta, non sono più 100 km, ma sono 200, sì, quindi ma sono queste cose. Guarda, quella è una storia che bisognerebbe sapere chi, non solo chi ha messo in giro queste voci, ma il perché. Sai, i rodani, i latini non avevano mai tolto. L'altra diceva, noi abbiamo bisogno del doppio binario. Questo binario con gli scambi nelle stazioni è capace di portare fino a 80 treni al giorno. Attualmente ne circolano 18. C'è, e quindi lo spazio. Buona parte del mondo ferroviario, tranne l'alta velocità, viaggia ancora sul binario singolo. Esattamente. E può viaggiare. Questa linea può. Lo ricordo io quando ero vogliamo giovane. Linea elettrificata? No, abbiamo dimostrato che si può andare tranquillamente con velocità elevate con gli attuali treni. Consideriamo che i nuovi treni saranno anche idrogeno, certo. Verde. E poi c'è un'altra questione, questa linea è l'unica che chiude sabato e domenica. Sì, sì, è certo. E questo è un altro problema. L'altro è quello, per esempio, da Ragusa a Motica si ci mette un'ora. Ragusa a Motica sono 18 minuti. Lo so, ma è vero, città-città. Città-città, centro-centro. Lo so. E non ho il problema di mettere dove mettere la macchina, di pagare le strisce blu. Questo fa parte tutto di quel gioco. E questa scelta, per esempio, anche la domenica o i festivi, è un altro modo, perché la domenica e i festivi, non potendo muoverti
se ti vuoi spostare non potendo spostare usando il treno, sei costretto a usare la macchina. Esattamente. Quindi con gli annessi e connessi. Poi c'è una questione che, per esempio, per certa destinazione parte allo stesso orario il treno e allo stesso orario l'autobus. Ed è un altro problema. E questo non può essere un caso. Non è un caso, però, come dire, ci sono interventi infrastrutturali come quello che abbiamo chiesto, la nuova linea per Palermo. Poi ci sono interventi infrastrutturali che servono per velocizzare quelle esistenti. Poi ci sono quelle a costo zero, per esempio gli orari di partenza. Esattamente. Poi c'è l'altra cosa che si dice, è una ferrovia ottocentesca. Allora, il tracciato è un tracciato che è stato costruito e delineato nell'Ottocento, però traversine e binari sono assolutamente nuovi, il sistema di sicurezza è assolutamente nuovo. E dicevo che verranno montati quelli dell'alta velocità. Perfetto. Passaggi a livelli sono automatizzati. E i lavori inizieranno settimana prossima. Un problema è quello dei passaggi a livelli, che bisogna eliminare, perché e queste sono tutte questioni che porteranno a un aumento della velocità. Certo, ma poi porteranno, tra parentesi, per farle, bisognerà, ci vorranno persone che ci lavorano, porterà anche dei vantaggi. Esatto, questo non c'è questi dubbio. Sono l'indotto collaterale. RFI spenderà una barca di soldi qua. E quindi la ferrovia, se ci lavoriamo, significa lavorarci, mettere assieme le istituzioni, l'utenza, che significa i cittadini in genere, anche la situazione di categoria, certo, per cercare di spingere con il Ministero delle Infrastrutture a che si chiuda a breve lo studio tecnico e economico sulla tratta per aeroporto Catania. Perfetto. E che si facciano gli interventi che sono stati, che sono già nel sono piano molto, strategico molto della importante. Mobilità sostenibile. Perfetto, io non ho toccato con te il discorso delle pale eoliche perché l'ho seguito meno, ma lo farai in altre occasioni con Mario. Ma c'è un'altra cosa, Gianni. Devo dirne un'altra, sì, prima che la dimentico, certo. Io. L'ho citato ieri sera, riapriamo le stazioni e rendiamole fruibili, perché anche questo qui è un modo di favorire l'aggregazione delle persone, non renderle più come sono stati posti pericolosi o scuri, come stanno facendo in tutta Italia. Sì, ma mondo. Io ti voglio dire una cosa, forse ho detto ieri sera, però sono sinceri. E noi come Lega Ambiente abbiamo avuto incomodato ad uso gratuito un pezzo della stazione per farci un museo della ferrovia e un centro sulla mobilità sostenibile. Perfetto. Chiaramente i tempi non sappiamo quali sono perché bisogna. Però è importante perché è un modo di dimostrare che va riaperta, sì, e, sì, va e va, va usata e va usufruita. E andrà aperta, lo utilizzeremo, i tempi ancora non li sappiamo. Perfetto. L'altra cosa importante. Andiamo a chiudere per sì, ora. Vediamo. Che, perché riguarda il discorso su Trapani, e nella, diciamo, nel piano strategico della ferrovia. Cose 13 ore. C'è previsto l'ipotesi della tratta Licata-Agrigento. E Agrigento, Castelvetrano e quindi Trapani. Ma sai, del resto, e qua vado a chiudere io, ripeto, è come se uno avesse chiesto, dicesse ci voleva, ci vuole molto tempo a fare, che cosa ti posso dire, Novara Belluno, per dire, o Novara Trieste, sì. Ma non esiste il Novara Trieste. Cioè, non esiste assolutamente, non ci sono linee dirette. Però qua il web poi si è gettato a capofitto, succede. Allora, ricapitoliamo. C'è stata questa iniziativa, questo supportata, avviata, voluta da Legambiente su questo nuovo, la possibilità di questo nuovo collegamento di trasporto ferroviario che fa Comiso, Vizzini, Scalo, Catania. Ci sono i soldi stanziati, c'è tutto l'interesse. La Legambiente assicura il suo appoggio, che c'erano i politici, l'hanno assicurato anche loro, ma quello che è fondamentale è fare quello che si è cercato di fare, una battaglia che abbiamo fatto anche noi, con Teriblea, in un certo momento quando si voleva chiudere. Signore, la ferrovia è il futuro, è un futuro che viene dal passato. Sì, assolutamente. Ma mettiamocelo in testa, perché se no faremo tante fesserie senza sapere. E poi, come dicevo io, non dimentichiamo che gli aeroporti vanno collegati, ma abbiamo un'altra struttura fondamentale che è il porto. E tutti i porti hanno un bisogno assoluto del collegamento ferroviario. Quindi pensiamo anche a questo. Grazie a Claudio Conti. Grazie a te. Buonasera. Apriamo la pagina della cronaca di questa sera con la notizia di un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di ieri, di lunedì, a Pozzallo. Un operaio di 60 anni stava lavorando all'interno di un cantiere edile quando, stando a quanto emerso fino a questo momento, sarebbe stato colpito da
un montacarichi che gli sarebbe caduto addosso, è stato soccorso immediatamente dai colleghi, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, dove gli sono stati riscontrati gravi traumi, ematomi, lesioni alla testa, conversamenti alla cavità cerebrale, anche lesioni agli arti, anche il rischio, pensate, di perdere una delle gambe. Trasferito pertanto, alla luce della gravità delle sue condizioni, al Trauma Center di Catania, dove si trova, della Cannizzaro di Catania, dove si trova allo stato attuale ricoverato in prognosi riservata. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Sul posto sono sopraggiunti anche i funzionari dello Spresal, dell'ASP. Adesso notizia relativa a un anziano che in stato confusionale stava vagando, pensate, a piedi, disorientato, lungo la statale 194 all'altezza del comune di Lentini, la strada la cosiddetta Ragusana, tra le auto, appunto, i camion che lo scansavano. In questo senso poi è stato decisivo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito in quella zona, che hanno lanciato appunto l'allarme a una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava in quella zona, che ha immediatamente disposto il blocco del traffico, riuscendo a recuperare e a soccorrere l'uomo, che è stato trovato spaventato ma incolume, pertanto è stato trasportato in caserma, dove poi è stato raggiunto dalla figlia. Chiudiamo adesso con la notizia di una sparatoria che si è verificata questo pomeriggio a Vittoria. Lo stato attuale non è chiaro, insomma, la dinamica, né come siano andati esattamente i fatti, ma diverse persone hanno riferito di aver sentito spari in zona. Stando a quanto emerso fino a questo momento, sarebbero due le persone coinvolte. Pare che a rimanere ferito da colpi di arma a fuoco sia un cittadino di origine egiziana, di nazionalità egiziana, che però non si troverebbe in gravi condizioni. Sono in corso allo stato attuale le indagini degli agenti della Polizia di Stato per far luce sulla vicenda, insomma, ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per la pagina della cronaca di questa sera, andiamo avanti con il telegiornale. In questo numero di iTech e Innovazione Magazine. TikTok arriva al limite di un'ora per i teenager. Da NetApp, soluzioni per garantire la sicurezza del cloud. Pericolo hacker, le PMI pronte a investire 470 milioni. Un saluto da Mark Perna e ben ritrovati col nostro spazio dedicato alla tecnologia. Il commento di oggi va a una serie di notizie che riguardano TikTok, il popolare social network cinese che continua ad essere sotto i riflettori, diciamo nel bene o nel male. È infatti da diverso tempo che analisti ed esperti di sicurezza sollevano alcuni dubbi sui rischi di un possibile controllo da parte del governo cinese proprio sfruttando l'app. Lo dice l'FBI, ma c'è un fascicolo aperto anche sul tavolo del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Non sorprende quindi che a fine di febbraio il reparto IT dell'Unione Europea abbia chiesto a tutti i dipendenti di disinstallare TikTok, non solo sui dispositivi aziendali, ma anche su quelli privati. Una scelta apparentemente legata solo a policy di sicurezza dell'EU, che non sarebbe una pregiudiziale nei confronti dei social network. Ma lo scenario di uno spionaggio di massa, vero o presunto, ha sicuramente prodotto un innalzamento delle difese e tutto lascia supporre che siamo solo all'inizio. Certo invece è il provvedimento che TikTok ha deciso di promulgare nel tentativo di arginare la dipendenza dell'utilizzo dell'app da parte dei giovani. Nelle prossime settimane, infatti, per tutti gli account degli utenti con meno di 18 anni, il limite di utilizzo giornaliero verrà reimpostato automaticamente a 60 minuti. Non si tratta di un vero e proprio blocco, ma di una notifica che uscirà automaticamente al superamento di questa soglia. Poi basterà inserire un codice per continuare a navigare. Ma intanto si spera
che questo deterrente sortisca una sorta di effetto autolimitante. Iniziativa sicuramente lodevole, ma forse varrebbe la pena di renderla un po' più stringente e vincolante. Alla prossima! Il mercato del cloud, la tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete, vale oltre 4 miliardi e mezzo di euro e aumenta costantemente il numero delle aziende che lo utilizza. Ma quanto il cloud può ritenersi sicuro e dunque al riparo da attacchi informatici? Ne ha parlato in un'intervista di Barbara Millucci per l'agenzia Italpress Davide Marini, country manager per l'Italia della multinazionale americana NetApp. Le aziende devono passare al cloud per poter ottenere una grande agilità nel business. La possibilità che il cloud offre, se sfruttato e implementato nella maniera corretta, permette alle aziende di prendere delle decisioni in tempi molto rapidi, decisioni importanti che grazie ai dati possono essere prese nella maniera più rapida possibile e di conseguenza agire per poter ottenere delle crescite superiori a quelle che altre aziende che non usano il cloud non riescono a fare. Potrebbero non riuscirci. Qualche dato di mercato: vale il cloud 4,56 miliardi di euro, più 18% rispetto al 2021, e aumenta, come diceva anche lei, appunto l'implementazione all'interno delle PMI. Oggi il 52% lo utilizza in un servizio di cloud. Ma quanto è davvero sicuro? Il cloud è un elevato livello di sicurezza. È vero che oggi l'importanza del dato sta attirando attenzione anche purtroppo da parte di organizzazioni criminali, che vediamo e leggiamo sempre più spesso, puntano ai dati delle aziende per degli attacchi, per delle compromissioni, per delle cancellazioni di dati al fine di creare problemi e arricchirsi di conseguenza. La protezione del dato a livello cloud è aumentata notevolmente e NetApp è un'azienda che è impegnata attivamente proprio in questa direzione per sviluppare sempre più tecnologie sicure per poter cifrare il dato ed evitare spiacevoli inconvenienti come quelli di cui purtroppo ancora sentiamo parlare. Il pericolo hacker preoccupa e coinvolge sempre di più le piccole e medie imprese italiane. Una su quattro è stata colpita da problemi relativi alla sicurezza informatica e il 52% destinerà nel 2023 risorse per mettere al riparo i propri dati, per un investimento complessivo di quasi 470 milioni di euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SVG per Confesercenti sulle PMI tra i 10 e i 50 dipendenti. Un problema, quello della cybersicurezza, che riguarda sempre di più anche le attività economiche. La progressiva digitalizzazione del terziario ha portato infatti il 97% delle imprese intervistate ad adottare uno o più sistemi informatici. 9 su 10 hanno per esempio un sistema di posta elettronica gestito internamente. Anche la salvaguardia di dati sensibili e informazioni riservate è un fattore critico. Per questo il 49% delle PMI ritiene di dover fare di più per garantire la sicurezza dei propri dati e dell'attività, mentre una quota appena superiore prevede di destinare risorse a questo fine nell'anno in corso, con una spesa media di 4.800 euro per impresa. Solo il 50% però ha già individuato un fornitore di servizi a cui affidarsi. Benvenuti, bentrovati ad una nuova puntata di Speciale Medicina.
Oggi affronteremo una patologia abbastanza complessa, diciamo che per molti scienziati è descritta quasi come un tunnel, perché alla fine questa luce, sì, ok,